destabilizzante, no? Per cui cosa scatta? Scatta una sensazione di paura, no? Nel senso più ampio del termine, nel senso, un senso magari può essere di inadeguatezza, non conosco che cosa sta arrivando, che cosa è cambiato, non so rapportarmi, no? Non sono preparato, la scuola non mi ha preparato, il mondo del lavoro non mi ha preparato, la mia azienda, dentro la mia azienda non mi sono accorto di questa cosa qua, no? E cosa sta avvenendo? Chiamiamo, ecco, il nome che di solito diamo è la trasformazione digitale, no? E mi piace citare questo termine, il rischio uberizzazione, perché penso che sia passato abbastanza nei notiziari, no? Il caso Uber. Io non voglio citare il caso Uber in particolare, ma con uberizzazione si intende una sorta di meteorite per i dinosauri, nel senso, qualche cosa che nel nostro mondo, nel nostro mercato sembrava, no? Solido, stabile, una certezza, arriva un'innovazione, no? A un certo punto delle tecnologie, delle piattaforme sono pronte e c'è un attacco, qualcosa, no? In questo caso a una parte del mondo del lavoro, no? A un'attività lavorativa, con un'innovazione che tende, senza porsi le domande, adesso non andiamo sul discorso etico, legale, non legale, può anche andare a rompere magari dei meccanismi e delle regole, però a quel punto l'imprenditore, il mondo. È un vero piacere aprire la quarta, come non è, Open Design Conference, poi la sesta è fortuna, no? E dai, porta E fortuna questo il disagio per me è tecnico. qualcosa di più speciale perché è parte del lato di New Design Week. Siamo all'evento di chiusura di questa bellissima settimana di grande fermento, sia per le ragazze che hanno partecipato ai workshop a Mesita, Lisia, con le Avevo aziende, appena detto che e sotto il libro garantisce una qualità del servizio. Sì, non mi ha molto arricchire ovviamente e a scoprire Puoi la città stoppare, che caro? sono gli eventi importanti che stanno accadendo. Io sono Giovanni Longo, sono consigliere del Pordenone in Studio Gruppo. Va bene, dai, è bello della diretta, no? Che non è diretta, poi è differita. Ok. Ivo, ecco, questo lo mettiamo nel curriculum. Ok. Allora, dai, ci divertiamo anche con queste cose. Allora, sì, dicevamo, rischio uberizzazione, nel senso, adesso ci aspettiamo sempre di più che parte del mondo del lavoro, parte di quello che sembrava consolidato. Siamo pronti al fatto che possa crollare da un momento all'altro, che arrivi qualcosa, no? Adesso si fa tanto terrorismo, arrivano i robot a togliere il lavoro, l'intelligenza artificiale. Vabbè, lì ovviamente è puro terrorismo, non vogliamo ragionare in questi termini. Però il discorso che la trasformazione e il cambiamento così veloci di società, mondo del lavoro e del mercato ovviamente porta a dei cambiamenti importanti. Per cui non possiamo ragionare sul fatto che la trasformazione digitale sia digitalizzare, mettere qualche software, no? Qualche piattaforma dietro un'azienda per fare sempre le stesse cose. La trasformazione digitale, l'abbiamo detto negli anni, grazie soprattutto all'aiuto del professore Stefano Epifani del Digital Transformation Institute, no? Abbiamo detto che la trasformazione digitale è ridiscutere assolutamente il senso delle cose, nel senso. Fino adesso abbiamo prodotto dei beni, dei manufatti. Oggi potrebbe non avere più senso o non pagare il fatto di produrre qualcosa. Potrebbe avere senso trasformare la produzione di un prodotto nella fornitura di un servizio. Oppure trasformare la produzione in un prodotto che magari non è più competitivo, perché non possiamo competere in certi settori con la produzione di massa, magari dai mercati emergenti. Però abbiamo un prodotto di qualità, non riusciamo più a venderlo? Possiamo trasformarlo, ad esempio, in un'esperienza. Ragionate sul fatto che in Italia piccole aziende, grazie a internet, sono riuscite a sopravvivere appunto con queste logiche qua. Hanno detto: non mi conviene più fornire il prodotto perché costa talmente poco l'hardware. Fornisco una consulenza, fornisco un servizio affinché le persone, le altre aziende o i privati possano utilizzare dell'hardware a basso costo, però con le competenze alte che do io. Oppure, bellissimo esempio di trasformazione
di un artigianato in crisi in un prodotto innovativo. Anzi, io so fare un manufatto con l'artigianalità italiana, con il saper fare, con la qualità, non riesco più a venderlo perché costa troppo. Benissimo, allora trasformo il manufatto in un'esperienza. Vero e proprio turismo della manifattura. Ci sono dei workshop in cui le persone vanno a provare che cosa vuol dire, toccano con mano il lavoro artigiano. Quindi anche il mondo del turismo si è innovato. Non vado più a visitare un luogo, ma vado a provare un'esperienza, a conoscere qualcuno che mi ispiri. Ok? È innovativo, ma lo possiamo fare qua noi. Dobbiamo reinventarci, appunto, cercando di cogliere il senso della trasformazione. Dietro questa cosa qua, cos'è che abilita questa trasformazione? Piattaforme digitali. Piattaforme digitali vuol dire che internet ha dei posti, no? Ha delle infrastrutture che permettono di creare questi servizi, questi contenuti, questi prodotti nuovi. Servono nuove competenze. E il problema, appunto, è il tema, come facciamo ad aggiornarci? Come possiamo acquisire queste nuove competenze? Sarà una delle cose che nel panel di fine mattinata cercheremo di rispondere. Nel caso nostro, ecco, cerchiamo di dare un contributo, perché siamo, diciamo, una testimonianza, questo evento dà una testimonianza, che l'open source da tecnologia si è trasformato in cultura. Nel senso, siamo partiti da un software, da un modo di sviluppare un software, no? Siamo partiti dall'esempio più forte che c'è della tecnologia open source, è il Linux, è una tecnologia che serve, qui vi faccio vedere i membri, le aziende che fanno parte della Linux Foundation, che sono aziende che contribuiscono versando annualmente centinaia di migliaia di dollari, sono aziende concorrenti tra di loro. Notate, citavamo Microsoft che una volta definiva Linux il comunismo, no? E adesso sono nella Linux Foundation. È una conquista, nel senso i tempi sono cambiati. Non si può più lavorare da soli. Queste aziende collaborano per fare in modo che una tecnologia che serve in maniera diversa, ma in maniera comune, tutti i loro prodotti, costa troppo, vale troppo, nessuno può farla da solo, facciamolo insieme e poi ognuno sfidiamoci andando a rifinire il nostro prodotto basato su questa tecnologia. È una conquista grandissima. Questa fondazione lavora su tantissimi progetti, no? Si va dall'automotive, ai droni, a infrastrutture, a servizi che servono piattaforme di social network, c'è di tutto e di più. Cioè le imprese fanno rete, no? Fanno rete sul serio attraverso il modello open source. Cito questa frase della Mozilla Foundation: "The web is the platform." Il web non è solo il posto dei troll, delle fake news, no? Del bullismo, del cyberbullismo. Il web per noi è il posto di lavoro, no? Sul web adesso si collabora. Ma voi pensate semplicemente a un social network come LinkedIn, che cosa rappresenta in Italia per il lavoro della selezione del personale, no? Un curriculum online, i recruiter che ti cercano. E si ride un po' sul fatto che nessuno ha trovato un lavoro con LinkedIn, nel senso che in realtà è un posto dove si scambiano contatti. Io, da libero professionista, da azienda individuale, sono stato contattato da sempre di aziende. Non è che abbiamo avuto un lavoro, però ho creato una rete di contatti e di collaborazioni. È una cosa preziosissima, se pensiamo. Quindi il modello che funziona per i software, in questa conferenza vogliamo raccontare il fatto che ha iniziato a funzionare anche per l'hardware. E quando dico hardware non intendo l'hardware del PC, intendo le cose fisiche, materiali. Intendo cose per cui, se andate su Wikipedia e cercate la lista di Open Source Hardware Project, trovate radio, sistemi audio elettronici, telefonia, networking, videocamere, computer ovviamente, console di gioco, periferiche, robot, energia rinnovabile, vado giù, architettura e design, case, stiamo parlando, strutture, automotive, macchine open source, moto open source, attrezzature, macchine industriali, attrezzature mediche, attrezzature scientifiche, satelliti, c'è di tutto, no? Cosa vuol dire open source hardware? Vuol dire che voi avete questi progetti, vi piacciono, potete scaricarvi tutti i disegni, tutta la documentazione tecnica, i modelli 3D, potete rifarvelo a casa, no?
è una sfida incredibile. Poi troviamo che cosa? Portali che vi danno istruzioni utilizzabili per fare cose, dalle ricette di cucina alla stampante 3D al robot, c'è di tutto. C'è gente che dice: io ti racconto una cosa che so fare, la metto a disposizione su un portale dove ci sono altri milioni di utenti che fanno la stessa cosa. Tutte queste istruzioni sono open source. Ci sono portali dove hacker, nel senso di gente curiosa che sperimenta, e condivide progetti, ad esempio bracci robotici stampati in 3D, quindi ti portano un'attrezzatura che costerebbe... Quanto costa un'attrezzatura industriale di questo tipo, Stefano? 15? Mila. Ecco, $400 di materiale per fare questo pezzo qua, le cui istruzioni sono disponibili su questo portale. Sì, non è ovviamente identico a quello a 15.000, ci mancherebbe altro, però stiamo dicendo che possiamo abilitare un giovane studente a sperimentare con un'attrezzatura che domani potrà usare nel mondo del lavoro. Poi ci sono portali dove ci sono milioni di modelli 3D pronti per la stampa, di tutti i tipi, dagli inutilissimi Pokémon, inutilissimi per noi grandi, a macchinari, a oggetti componibili. E stiamo veramente, grazie a internet, stiamo creando un internet delle cose condivise, no? Una volta, almeno dentro la mia azienda dove ho lavorato da dipendente, si diceva: non si inventa niente, perché qualcuno, abbiamo una storia aziendale talmente grande che qualcuno prima di noi è passato, ha sperimentato, quindi bisogna ripartire da lì, no? Oggigiorno questo discorso si può fare a tutto tondo, no? Non si può inventare niente, non serve inventare niente, possiamo prendere ispirazione, come tra l'altro facevano i romani, prendendo ispirazione dalle civiltà precedenti, migliorando le cose, no? Da quello che c'è su internet. E veramente c'è di tutto su internet, vi ho detto, case, macchine, attrezzature, no? È una cosa interessantissima. Per cui ci sono modelli di business basati sul ruolo delle comunità digitali. E quindi, di nuovo, nuove competenze. Come si governa? Come si crea una comunità digitale? Come la si fa rendere per un'azienda? Servono nuove competenze. Community manager, social media manager, crearsi un brand, e saper montare un'infrastruttura digitale sul web che sia sicura, che sia facile da usare, che vada ad incentivare la collaborazione. Più collaborazione spinge più strumenti accessibili. Se io voglio che tanta gente collabori, non posso dire: sì, per collaborare devi spendere 10-20 mila euro di licenza per un software. Ciaone, ti dicono. Come fai a spingere la collaborazione così? Allora questo sistema spinge strumenti accessibili e trasversali, e qui entra in gioco l'open. Hardware, software, è una spirale virtuosa, una cosa tira l'altra, ok? E quindi arriviamo a questo concetto, l'internet delle cose condivise, che si chiama l'internet degli strumenti condivisi aperti. Il senso della nostra manifestazione è questo qua, raccontarvi queste cose qui. Benissimo, ok, questa parte qua. Benissimo. Questo è il piccolo cappello e adesso iniziamo con i contenuti veri e propri. Sto sempre io qua un attimo a moderare, perché il primo contributo che ci arriva è... dimmi tu quando partire con un secondo, perché io sono già...